Se questo video arriva a 20.000 like, riporteremo una nuova serie di Clash Royale sul canale. È il gioco del momento. Oh, fermi! 5 anni. Rientro sul mio account dopo 5 anni. Benvenuti in questo nuovissimo video, come sempre sono Tecnoide. Siamo tornati ragazzi nuovamente in un nuovissimo video. Oggi ragazzi non posso dire nella stream house, perché per fare questo video sono voluto proprio tornare alle origini. Avete capito bene, sono nella mia stanza, tranquilli. Ritornerò prossimamente in stream house, mi sa proprio già da domani. Però ci tenevo a fare questo video ragazzi, dove tutto è cominciato. Perché sto dicendo dove tutto è cominciato? Sicuramente avrete già letto dal titolo che oggi in questo canale si torna a parlare per la terza volta. Perché in totale io ragazzi in tutta la mia carriera ho fatto solamente due video su Clash Royale. Perché ho voluto fare appunto il video nella stanza dove è iniziato tutto? Ho voluto fare il video esattamente qui per far vedere ragazzi la reaction di quelli che sono stati i miei primissimi video, che se non sbaglio dovrebbe essere uno tra il terzo o il quarto video fatto sul canale. Perciò anche per fare un tuffo nel passato, un viaggio nel tempo, e per vedere insieme a voi com'è stata la trasformazione sia di Tecnoid sia appunto del gioco in generale, del cringe che andremo a vedere insieme effettivamente. Perché dovete sapere ragazzi che grazie agli youtuber spagnoli adesso sta ritornando di moda Clash Royale. Per chi non lo sapesse, un gruppo di youtuber big in Spagna ha deciso di riportare il gioco, e successivamente ragazzi il gioco è cominciato a tornare di moda sia in Spagna e successivamente anche qua in Italia. Perciò scrivetemi qui sotto nei commenti intanto se voi giocate ancora a Clash Royale, se vorrete ritornare a giocare a Clash Royale dato che è tornato di moda, e soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti se vorreste vedere su questo canale Clash Royale. Ovviamente ragazzi fatto a modo nostro, ci stiamo già capendo, alcuni di voi stanno già capendo che cosa sto intendendo. Ma senza perderci in chiacchiere, let's go ragazzi, facciamo un tuffo nel passato, andiamo a vedere i primi due video che ho fatto di Clash Royale, perché ne ho fatti effettivamente solamente due, che appunto fanno parte di quelli che erano i primissimi video sul canale. Detto ciò ragazzi, let's go. Ed eccoci qua ragazzi nel primissimo video. Guardate raga quanto spacca questo video. Innanzitutto vedete la copertina. La copertina ragazzi è un'opera d'arte fatta con Photoshop. Guardate, Arena 5, Road 2. Mamma mia raga, mamma mia che cosa sto vedendo. Comunque sono fiero di vedere queste cose ragazzi, perché da qua potrete capire l'enorme trasformazione che c'è stata e soprattutto l'enorme miglioramento. Perciò questo video, vi dico prima di tutto, prendiamolo come un video reaction. E seconda cosa importantissima ragazzi, prendetela anche voi come video dimostrativo, magari anche video motivazionale per quelli che di voi vorrebbero cominciare a fare video e a fare gameplay. Perciò senza perderci in chiacchiere, let's go. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay, dove andremo a giocare a un gioco ragazzi che mi sta letteralmente rovinando la mia vita sociale e mi sta rovinando diciamo tutto in generale. Mamma mia. No, allora ragazzi fermi tutti. Inizialmente Tecnoid aveva la barba, e questi un sacco di voi lo sanno. Avevo i capelli ricci. E seconda cosa, la postazione, tutta la camera era completamente diversa, ed è esattamente questa camera dove stiamo facendo questa reaction ragazzi. Attenzione, cuffie che magari valgono sì e no 30 euro, senza nulla togliere a tutti quelli che usano cuffie da 30 euro. Mi raccomando ragazzi, fatelo soprattutto se non fate questo come lavoro, e soprattutto fate ciò se volete iniziare a fare queste cose. Raga, non aspettatevi di avere attrezzature super mega top, perché se uno ha voglia di fare, comincia a fare con quello che ha. Da far caso raga che avevo cominciato già a mettere le soundtrack in sottofondo, tra l'altro videocamera presa da una GoPro che non era manco di marca. Perciò vediamo il Tecnoid del passato su Clash Royale. È il gioco del momento, e questo gioco è Clash of Royale. All'epoca ragazzi lo chiamavo Clash of Royale, perché ovviamente venivo da Clash of Clans, perciò io ero convinto che si chiamasse Clash of Royale. Però questo gioco ragazzi mi ha davvero stupito e volevo fare con voi. Si vede raga che facevo già fatica a parlare, perché per stare di fronte a una videocamera raga vi assicuro che bisogna avere una bella parlantina. E io qua avevo detto la verità raga, ovvero che avevo conosciuto il gioco perché tutti i miei compagni di classe durante la ricreazione tutti ci giocavano. Scrivetemi qui sotto nei commenti se anche voi per un periodo avete giocato tutti i giorni a Clash. Oh, mi viene sempre da dire Clash of Royale raga, niente, sono... Prima vi faccio vedere le carte che uso io. Io uso questo mazzo qui, ho il cavaliere livello 5, il principe a livello 2, strega a livello 2, lapide a livello 2, scheletrini. Attenzione perché il gioco era appena uscito da poco, infatti questo 13 marzo 2016, ragazzi 5631 visualizzazioni. I goblin con lancia
con le lance, insomma, cioè non mi ricordo il loro nome. Perfetto, perciò i goblin con la lancia, ricordatevi, si chiamano goblin con la lancia. Io uso una tattica che consiste, cioè, io mi difendo molto, cioè, cerco di equilibrare attacco e difesa. Senza perdere, senza perderci in chiacchiere, ragazzi, andiamo subito a fare una battaglia. Tra l'altro avevo anche l'accento bolognese molto marcato, cosa che piano piano col tempo ho cominciato a perdere. Ammetto che sono appena entrato nell'arena a livello... nell'arena 3, cioè l'arena dei barbari. Mamma mia, ragazzi, cioè, arena livello 3! Oh, ma di che parliamo qua? E questo cinese, giapponese, questo qua è già partito così. E non so cosa mettere, allora, mettiamo prima gli sgherri. Vediamo intanto se avevo vinto, perciò facciamo subito un riassunto veloce. Andiamo a vedere se avevo vinto. Sicuramente avrò vinto, perché sicuramente, ragazzi, all'epoca non potevi mettere una partita dove perdevi. Dovevi per forza mettere le partite dove eri pro, così che tutti dicessero: sì, vai, grande, sei un fenomeno. Andiamo avanti col principe, dai, principe, dai, dai, madonna, dai. Butta giù qualcosa, butta giù, e mamma, butta, no, no, mi sta buttando giù, ragazzi, no. YouTuber furbo ero, avevo messo una partita dove avevo perso. Perso, mannaggia, ragazzi, perso. Grande Technoid del passato, tu sì che eri furbo, mettevi, proprio eri uno youtuber sincero, mettevi anche le partite dove perdevi. Porca miseria, prima partita che faccio qua su YouTube, su Clash of Royale. Niente, oh, proprio Clash of Royale, per me sì, oh ragazzi, basta. Qui sotto hashtag Clash of Royale. Facciamo cambiare il nome a questo gioco, Clash of Royale, perché non è giusto che prima chiamano Clash of Clans e dopo devi fare Clash of Royale. Attenzione, questa è la seconda partita che avevo fatto. Uffa, ecco. E anche qua abbiamo perso. Che figura di me. Che schifo, ragazzi. Oh, il mio primo video su Clash Royale, sono due partite di fila perse e non ho tagliato niente di tutto ciò. La professionalità. E speriamo di arrivare almeno a 50 like. 50 like, ragazzi, ero umile, ero assolutamente umile, non come adesso che ne chiedo 20.000, no? 50 like. Nuovo video di Clash of Royale. Per un nuovo video di Clash of Royale. E ora direi di passare al secondo video. Secondo video, copertina con pacchettamento bauli, scritto con un format che non si legge manco, che è bauli, che sembra balili. Però vabbè, 170 like, 21 marzo 2016, 2356 visualizzazioni. Per tutti quelli che dicono che noi siamo emersi dal nulla, che abbiamo subito cominciato a fare tantissime visualizzazioni, non è assolutamente vero, ragazzi, perché questo video è ancora pubblico sul canale e ha ben 2356 visualizzazioni. Ah, ovviamente qua dovevo fare uno spacchettamento, perché andavano di moda gli spacchettamenti. Tra l'altro guardate la qualità di questa telecamera, con nessuna luce messa di fronte a me. Perciò ovviamente, ragazzi, cioè, si faceva ciò che si poteva con quello che si aveva, perché non ho mai avuto tanti soldi per poter andare subito a partire con attrezzature. Ci sono molti di voi che magari adesso partono, che hanno già un PC devastante, webcam devastante. In verità io all'epoca avevo quasi niente. Oggi siamo di nuovo su Clash Royale. Oh, oh, fermi. Avevo capito che si chiamava Clash Royale. L'avevo capito, fermi tutti. Clash Royale, bravo! Vi voglio proporre uno spacchettamento. Per farvi capire, ragazzi, ecco, bravo, cioè ho stoppato esattamente dove stavo piangendo. Per farvi capire, ragazzi, il grado con quale appunto cercavo di fare ciò che potevo con quello che avevo, mi ero tenuto da parte tutti i bauli per poter fare questo video, perché ovviamente non avevo, cioè non dico ovviamente, però ve lo dico sinceramente, non avevo la possibilità di shoppare sul gioco, ok? Perciò ho cercato di fare questo video con quello che avevo. È una cosa che a distanza di tempo, riguardandomi, mi fa un certo effetto, ok? Perché magari adesso posso permettermi di fare spacchettamenti grandi, posso permettermi molte più cose, posso permettermi quella che avete visto, che è la Stream House insieme agli altri ragazzi, ok? Perciò riguardandomi indietro nel tempo, l'unica cosa che vorrei dire al Technoid del passato è: mi raccomando, continua a seguire quello che è il tuo sogno, non fermarti, non dare ascolto a tutti quelli che magari ti andranno contro per cercare di tirarti giù, per cercare di buttarti giù, per cercare di ostacolarti, per non farti diventare quello che sono adesso in questo momento. E spero che il Technoid del futuro, ancora più avanti, mi dica le stesse cose alla versione me attuale di adesso, ma sono sicuro che mi starà dicendo quelle cose. Perciò le stesse cose che io sto dicendo a lui, magari un Technoid del futuro me le sta dicendo in questo momento, e magari farà la reaction a questo video tra, non so, 2-3 anni. Detto ciò, ragazzi, questa piccola parentesi l'ho fatta per cercare di essere innanzitutto di ispirazione a tutti quelli di voi che vorrebbero iniziare a fare un percorso del genere, a fare questo sia come passione, ma per far trasformare questa passione in un vero e proprio lavoro. Perciò mi raccomando, ragazzi,
come avete visto, ci vuole semplicemente impegno, costanza e soprattutto sarete i primi a doverci credere. Dovrete credere in quello che state facendo senza dare ascolto alle male lingue. Detto ciò, ragazzi, gustiamoci. Non ero manco arrivato ai 10 minuti per avere la monetizzazione, ragazzi. 3 minuti e 50. In pratica ho messo da parte tutti i bauli che mi venivano fuori e li volevo aprire con voi per vedere se potevo trovare qualcosa di epico. Allora, vorrei aprire prima i bauli omaggio. Tra l'altro, ragazzi, da notare 35 gemme, perché erano le gemme che davano nel gioco, cioè io non avevo mai e poi mai shoppato. Infatti mi sa che se entro sul mio account io non penso di avere gemme, credo, non lo so. Se questo video arriva a 20.000 like, rientriamo, faccio un video, ragazzi, dove rientro sul mio account dopo... Quanti anni sono passati? 16, 17, 18, 19, 20, 21... Dopo 5 anni, ragazzi! 5 anni! Rientro sul mio account dopo 5 anni! Direi che lo spacchettamento sta andando abbastanza male, speriamo di trovare un'epica, dai, dammi un'epica! Quella era la risata di depressione che mi stava venendo perché, raga, non stavo trovando assolutamente niente. Avevo tenuto da parte per circa una settimana tutti quei bauli senza nessun risultato, per il momento. Poi non mi ricordo, manca ancora un minuto e mezzo, speriamo che almeno... Che è quella che mi serve... Oro, niente. Niente. Cannone di nuovo, niente. Oh, se non shoppavi a questo gioco, regà, non trovavi niente. Una leggenda che narrava che alcuni di voi hanno trovato delle carte super mega ultra rare, leggendarie, senza mai shoppare. Scrivetelo. Vai, avanti. Ditemi se qui sotto nei commenti voi avete trovato delle robe leggendarie senza shoppare. Terzo baule d'argento. Oro, sto mangiando le unghie dall'ansia. Goblin, ragazzi. Cannone. Cioè, ormai il cannone ce l'abbiamo... Senza parole. Ok. Soldi. Niente. Sgherri. Che ormai gli sgherri. Cavaliere, dai, dammi qualche epica. Oh, gigante, dai, almeno c'ho un... Stavo accontentando, ragazzi. Stavo cercando di convincere me stesso che quello stava diventando uno spacchettamento bello. Come c'è chi ha fatto lo spacchettamento più grande in Italia, io potrei dire di aver fatto lo spacchettamento più povero in Italia. Il baule della corona, speriamo... Cioè, se non trovo un'epica qui, ragazzi, non so... Cioè, non so cosa fare. La tristezza si poteva leggere... Come ci mette tanto? Ecco, poi... È vuoto! Ecco, ah no, connessione, Essere povero, oltre a non avere i soldi per shoppare, oltre ad essermi tenuto da parte tutti i vari bauli per poter spacchettare, avevo anche la connessione dei poveri. Vai, gemme, dai, altre 4 carte, dai, trovami un'epica, un'epica. Sgherri, no. No, God, please, no. Oh, goblin, no, no, basta con sti goblin. No, ancora il cannone, no. Mini pecca per 2, niente, niente, no. No! Ragazzi, non abbiamo trovato davvero niente, proprio zero, zero assoluto. Adesso, ragazzi, rido perché ci vorrei un attimino sdrammatizzare sopra, però la situazione era tragica, Cioè, neanche una di epica, cioè, ormai le uniche epiche che ho sono gli scheletri e il gigante scheletrico, vabbè, la strega, il principe. Sta venendo da... cioè, mi sto autocommuovendo, mi sto facendo pena da solo e questa cosa non va bene. Regà, per questo video basta. Mi raccomando, se arriviamo a 20.000 like, riporteremo un nuovo video su Clash Royale, dove appunto entrerò sul mio account, dove dopo ben 5 anni che non gioco e non apro il gioco. Piccola chicca con cui voglio concludere questo video. Avevo un telefono, regà, schifosissimo. E mi ricordo che quando è uscito anche Pokémon Go, io non potevo fare i gameplay perché dopo che giocavo per 20 minuti mi si spegneva il telefono perché andava in surriscaldamento. Lasciate un like di incoraggiamento se anche voi avete problemi di povertà. Ma ricordatevi, credete nei vostri sogni per trasformare voi stessi. Un bacione.